Ciao a tutti ed eccoci in Tomodachi Life. Ok, andiamo subito a vedere cosa c'è. Anzi, prima di tutto c'è notizie flash, buoni tutti. Che cosa c'è? L'arte l'importazione. Sì, cosa? Il sombrero, yes, bene. Poi abbiamo nuovo abbigliamento, vediamo che cosa c'è. Nuovi colori del maglione largo, ma il maglione largo è caldo per... Vabbè, non c'è problemi, lo mettiamo in saccoccia qua. E così stanno diminuendo ancora i colori, bene, della collezione. Vabbè, qui l'evento è quello, vabbè, si sa. Della donazione, ok. Poi spiangere. Vediamo, evento qui mi sa che c'è Tomodachi Quest. Sì, infatti, è sera. Poi andiamo a vedere qua, notiziario. Avanti, avanti, avanti. Compleanno di Eric Monkey. Ciao, auguri, Eric Monkey. Ciao, bla 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 bla. Avanti, bla bla bla. Ciao, auguri, auguri, yes. Ah, sotto, non ho sentito i commenti. Vabbè, auguri, Eric Monkey. E, oh, c'è un cuore, fermi tutti. Vado in velocità, giù il cuore, giù il cuore. È la miseria, Steffi. Ma Steffi si è lasciata con Fabio, no? Attenzione. Attenzione, si vuole dichiarare. Dici. Aiuto, ho fatto la foto. Va bene. A chi? A Luigi? A Giacomo? Prova Giacomo. In modo tradizionale. La sala concerti. Vai. Va bene così? Vai! Col casco è arrivato in motocicletta, è troppo veloce, non ce l'ha fatta a levarsi, no? Ed è di fretta. Beh. Oh. Niente, è andata male, Steffi. So cose che capitano, eh. D'altronde vi siete lasciati con Fabio, stavate bene insieme. E niente. Beh, so cose che capitano. Su, su, tranqui, tranqui. Ok, una bella Svizzera, magari ti tira su di morale. Allora, so cos'è capito. Dai, ti do un bel vestito. Vai, un nuovo maglione. Ah, capro, non ho visto un nuovo articolo di... Cioè, non ho preso un nuovo articolo di importazione. Oh, con lo shopping. Buttiamo giù il malumore con lo shopping. Tieni una bella antennina. Vai, oro. Magari prende meglio il segnale, vediamo. Ha gradito anche l'antennina oro. Cambiamo un nuovo vestito. Cambiamo di nuovo vestito. Sì, sì, vai. Vediamo. Camicetta, questa è proprio brutta. Camicetta. Completo da tennis, tieni, guarda. Vai. Perfetto, direi. Allora, diamogli un oggetto... Un caleidoscopio, vediamo se gli passa. Brava. Trip. Mal di stomaco, via. Che sensazione? Sì, certo, mal di stomaco. È mancato poco, veramente. Cambiamo stile. Stile Versailles. Vediamo se... Oh, la miseria come chic. Grazie per il... A proposito... Sì che lo vogliamo guardare, lo stile Versailles. Oh là là, bada là. È davvero, è molto regale. Brava, vai. E ce l'abbiamo fatta Rid con lo shopping impazzito. Siamo riusciti a far ritornare il buon umore a Steffi. Ottimo. Bene. Ma certo, cioè, più di un regalo perché qui abbiamo fatto fare il grande shopping. Benissimo, ci ha dato una bella macchina da cucire. Andiamo da chi andiamo? Alberto qui sbuffeggia, anche Fernando sbuffeggia, quindi probabilmente hanno l'eticata. Andiamo da Flavia che ha una richiesta, vediamo. Che problema hai? Ok, vediamo, la tua imitazione, anzi sentiamo. Uguale. Era perfetta. Vai. Stufato di carne. Sposata con Jim, Flavia, me ne ero dimenticata. Ah, sì, livello 24 aumenta. Guarda, ti cambio però vestito. Sì, vai, una bella saloppetta, vai. Così mi levo. No, infatti nemmeno a me piaceva, speravo a te. Vabbè, ti do subito un altro vestito, guarda, Flavia, tranquilla. Maglione là, maglione largo anche a te, vai.
Poi tanto c'hai già la paperina e l'occhiali da sci. Vedi, ci sta bene, magari vai in montagna. A parte che in questo tempo, pazzarello, sta nevicando sempre in alta montagna. Andiamo a vedere un po'. Alessandro. Oh, Alessandro, un po' che non lo vediamo. Che era in casa con Pizzo a giocare a la Wii. E poi via, andiamo. Ma certo, oggi tanto abbiamo lo shopping facile. Beccati questi senza strappati. Perché ho 6 magliette? Non gli è piaciuta effettivamente sta maglietta. Questo colore è abbastanza indeciso, non so come mai ne ho 6. Vabbè, intanto prendete uno stufato di carne anche te, così, visto che ha lo stomaco vuoto. Ma non è che abbia capito. Vedete, però fa livello 21. Diamogli un oggetto. Una bella canna da pesca. E via, vai. Cambiamo abiti di nuovo. Ma niente. Oh, una bella moneta d'oro. Cambiamo abiti di nuovo perché giacca mimetica. Fa caldo però per la giacca mimetica. Gilet di lana. Maglietta da basket. Tieni, vai. Tieni. Vediamo se gli piace questa. No, nemmeno questa. Cambiamo di nuovo abito. Oh, ci stai facendo spendere un sacco quanto. Toh, vai. Magari garba il vestito elegante. Vediamo. Cambiamo proprio genere. Non è piaciuta nemmeno questa. Alessandro, ma sei un po' difficilino nei gusti. Vai, beccati la camicia hawaiana. Tieni. Ah, finalmente abbiamo trovato un vestito. Può almeno piacere un attimino, Alessandro. Certo, cosa? Un buono per il raffreddore. Ma visto che siamo qui e sei stato un po' difficile, ti facciamo... dov'è? Dov'è? Ti facciamo cucire. Vediamo che cosa ti piace. Sarà qualcosa di veramente... Vediamo che cosa ci tiri fuori e se a noi piace. Perché sei stato un po' ostico. Ma come una gonna? Questa vedete, è un fermaglio. Conosco queste stramperie dei miei miei. Ah, ha fatto la gonna? Ok. La prossima volta ti daremo una gonnellina scozzese. Farai lo scozzese con la zampogna. Non so se c'è. Sì, bravissimo Ale. Bravissimo. Torniamo indietro. E vediamo un po' qua la richiesta di Alessio. Vediamo che cosa ha in mente Alessio. Ehi, vabbè. Vai. Vai. Bellissimo, mi piace, divertente. Sono felice. Vai. Livello 35 per Alessio. Un bel vestito. Vai. Ale, camicia a maniche corte per Alessio che non è fidanzato. Grazie. Ma prego. Oh, moneta d'argento per noi. Sai che cosa, Alessio? A te ti faccio proprio cucinare. Vediamo che cosa ci cucini. Una bella padella, vediamo. Ah, già gli avevo dato, però che ne importa. Gli facciamo ricucinare ad Alessio, eh? Chissà se assaggiando questo piatto riuscirai a riconoscere tutti gli ingredienti. La dolcezza di questo piatto è incantevole. Vediamo che cosa ha cucinato. Porcaccia miseriaccia, un bel gelato, ci sta proprio, fresco fresco, periodo giusto. Sì, bravo, bravo Alessio, bravissimo. E torniamo indietro. Andiamo a vedere qualche altra richiesta. Oh, la richiesta di Dream, che è il fidanzato, il marito di Flavia, visto? Prima abbiamo visto. Vai, perfetto, ci fa piacere. Volevi un cappello allora. Mi piacerebbe un cappello, prendi. Un cappello di spada ti va bene? Trendy. Dai, torniamo indietro, dai. Sì. Metto trendy. Che gli... Tieni. No, questo, vai. Capellino col logo. Di che colore? Ma giallo, vai. Torniamo indietro. Tieni. Dai. Tieni. Vediamo Jim se ti piace. Jim è livello 21. No, non gli è piaciuto. Mannaggia, ok, oggi siete tutti indecisi. Tanto beccati un po' di Ratatouille. L'ha gradita. Allora, aspetta.
un po' di dolce, dei waffle, vai. Ok, ma ti cambia pure il vestito, guarda, mi sento così. No, la cuccia riga non mi piace. Magari garba, a lui garbano i jeans strappati, vai, vediamo. Sono un po'... infatti, sì, sinceramente questi jeans strappati sto cercando di smaltirli dalla collezione. Vediamo, non si fosse capito. Vediamo un po'. Ah, questa, dai. No. Maglietta con tasche, pantaloncini decorati, vediamo. Vediamo se gli piacciono questi. Questi li ha graditi. E vabbè, dai. Il vestito te l'abbiamo dato, bellino. Il cappellino che metti quello. Andiamo in su. Ultima richiesta di Axeman, che anche lui era un po' che non si vedeva. Andiamo, sì. Tieni, beccati la crema pasticcera, che c'è lo stomaco già quasi pieno. Ora si cambiano i vestiti, perché ora fa caldo, eh. Vediamo che cosa desidera. Ah, va bene, vieni giù, ti presterò 9,80. Ma te sei già scritto, cioè non sei già, vieni scritto nel libro nero, eh? Guai a chi non mi restituisce i soldi. Bene, allora Ax, ti do. Andiamo dal basso, tra quelli di casalingo. Una tutina da bebè. Una tuta da ginnastica, una tuta da allenamento. T-shirt stampata, t-shirt con delfino. No, t-shirt a righe, vai, sì. Vediamo se gli piace. Sì, l'ha gradita. E ora cambiamo anche il cappello che fa caldo, dai. Un arredo stile piante da vaso. Bene. E poi? Vuoi dare un'occhiata a mio? No, grazie. Certo. E infine... cappellino, vai, cappello di paglia, perfetto. Ale, alla grande, vai, perfetto. E abbiamo soddisfatto alcune richieste, eh? Perfetto. Benissimo. Allora, io direi che è giunto il momento di andare a fare i sondaggi. Vi ricordo che se non trovate i sondaggi che avete chiesto sotto questo video, riproponetemele e li farò la prossima volta. Benissimo, perché questa volta ho dovuto registrare un po' prima. Vediamo, LG Gamer LOL amico mi ha chiesto di fare un sondaggio a 4 con 4 tipi di faccine che non disegnerò, che sarà faccina felice, faccina così, occhi strinti e l'occhiolino. Vai, vediamo. Ha vinto l'occhiolino, sicuramente. E infatti me lo sentivo, vincevo l'occhiolino perché hai disegnato il meglio di tutti. Francesca del Giudice mi ringrazia per aver fatto il suo sondaggio, grazie, ma figurati, volevo dire. Sondaggio a 3, il nuovo sondaggio è quello a 3. Stratussina, sì. Favijay, oh. E Gabby, 16 bit. E tanto lo sai che perdo sempre. E quindi mi metto l'anima in pace e vincio infatti il Favijay, ma non ne dubitavo. Claudia Vicinomini mi chiede di fare un sondaggio a 4, quindi cambiamo qui le 4 scelte. A Stephanie contro Anima, contro Surreal, Power contro Papà Vegas. Oh, vediamo. Vediamo chi vince. Anima, ha vinto Anima. Bova. Benissimo, andiamo avanti. C'è il sondaggio a 4 di Federico Venturelli, che è tra Paige contro AJ Lee, contro Nicky Bella e contro Brie Bella. Oh, vediamo chi vince, eh? Paige. E ha vinto Paige. Lol. Ricominciamo. Sondaggio a 2 di Mina Adamo, tra studiare contro giocare. Vabbè, qui ci stupiscono perché scelgono quasi sempre lo studio, eh? Mi stupiscono. Infatti ha rivinto lo studio. Ed ecco Mario Star che mi chiede di fare un sondaggio a 3 tra hamburger contro patatine contro Coca-Cola. Vediamo chi vince. Vincano le patatine soprattutto, ma me lo sapevo. E ricominciamo. Allora, attenzione perché... Ok, qualcuno... Ok, sondaggio a 4,
di Mario tra scusate, Sweet Love ha scritto un messaggio lunghissimo, pensavo ci fosse il sondaggio, invece no, forse è meglio iniziare a fare subito il sondaggio 4 all'inizio, almeno così, o a 3 o 2, perché almeno così via. Scusate questa interruzione. Sorry contro Stephanie contro Anima contro Favij. Oh, vediamo. Mi sa che vince Stephanie oppure sei Sorry. Ha vinto Sorry. Surre, ditta l'italiana. Beh, ricominciamo. Sondaggio a 2 di Yo-Kai Watch Jibanyan tra Yo-Kai Watch contro Animal Crossing New Leaf. Oh, vediamo. Questo è un bel sondaggio, eh. E vince Yo-Kai Watch. Per la prima volta Animal Crossing viene messo a tacere. E andiamo. Cloud-chan, sondaggio a 2 tra Yo-Kai Watch e Tomodachi Life. Continua a vincere Yo-Kai Watch, ma perché è l'ultimo arrivato, quindi sono tutti entusiasti. Sondaggio a 3 di Vale Fantin tra passato, presente e futuro. Vediamo un po'. Vi invito a tutti a leggere la descrizione dei miei video, rispondo a diverse domande che vedo spesso che mi fate sempre. E ha vinto il presente, no, anzi scusate, il passato. Sondaggio a 4 di, attenzione, attenzione, Staraptor Pokefan, Ucraina contro Polonia contro Bielorussia contro Russia. Oh, vediamo quale vince. Si sono abbastanza spalmati e vince la Polonia. Maurizio Barbiero, sondaggio a 4 tra Super Mario 3D World, sì, poi tra Splatoon, Yo-Kai Watch e Pokémon Rubino, Rubino Omega. Vediamo chi vince. Attenzione, mi sa che vince il Pokémon. No, è di un punto. Ha vinto Splatoon. Grande Splatoon. A parte, andava bene qualsiasi gioco. Ricky, Kringu, il Pingu, sondaggio a 3 tra panino, pasta e noodles. Oh, chi vincerà? E vincano i noodles. Attenzione, rush finale, vincono i noodles. E io che pensavo vincesse la pizza. Vediamo un po'. Anzi, non c'era la pizza, certo, vinceva, era il panino. Ai ai, che testa. Allora, White 28 Tiger, sondaggio a 4 tra Eevee, Umbreon, Sylveon e Leafeon. Vediamo chi vince. Sylveon, sì, ha vinto Sylveon di poco, eh. Luca Montan, sondaggio a 2 tra Nicky Reed contro Nina Dobrev. Vai, vediamo. Nicky o Nina. E vinto Nicky. Davvero. Ricominciamo, sondaggio a 2 di Sofia Salamone, che è New Style Boutique 2 contro New Style Boutique 1. Oh, vediamo. E vince New Style Boutique 2, ma anche perché è l'ultimo, logicamente, l'ultimo episodio, quindi vince l'ultimo. Daniel Rao, sondaggio 2 tra Minecraft contro Pokémon. Oh, e vanno tutti su Minecraft. Ale, vai. E ricominciamo il sondaggio 2 di Luca Fantasy tra spiaggia contro la montagna. Sì, la montagna, il centro della P. Perché continuavo spiaggia, ora se c'erano altri spazi facevo tutto in ogni spazio una lettera. E vince la spiaggia, non di tanto, però vince la spiaggia. Oh. Vediamo un po'. Olimpia Barbie, vi invito a dire un sondaggio a testa. Ok, Olimpia Barbie mi chiede di fare un sondaggio 2 tra Nicky contro... Nicky Bella contro Bri Bella. Ma non era già stato fatto questo? Da un altro... Da qualche... Allora, facciamolo. Me l'aveva fatto poco fa qualcuno. Aiuto, mi sono perso. Sì, me l'aveva... Alla fine non cambia niente. E ha vinto Nicky. Ma qualcuno di voi ha fatto un doppio sondaggio. Vabbè, pazienza. Non mi ricordo chi. Vabbè. Ok. Anche perché non conosco questo Nicky, questa Bri, quindi vabbè. Sono un attimino confusa. Questo era l'ultimo sondaggio. Bene, detto questo, io vi ringrazio per aver visto il video fino a qui. Come sempre, vi mando un abbraccione virtuale a tutti voi che mi fate questi bellissimi complimenti. Mi fate grande piacere. E
io li cedo molto volentieri e vi abbraccerei uno a uno, ma non si può, quindi come sempre vi mando un abbraccio virtuale. Detto questo, vi invito a commentare il video, vi faccio sapere che io leggo tutti i commenti, quindi qualsiasi commento offensivo viene cancellato per direttissima e si viene bloccati, quindi fate il passaparola, dite agli amici simpaticoni che mandano i commenti brutti. Io blocco, anche se ha scritto un vostro amico, io blocco, non c'è problema. Beh, detto questa fase un attimino riflessiva, perché vi sta a qualcuno è scappata un po' la mano, io vi saluto e vi rimando al prossimo video. Un abbraccio a tutti voi, un bacione!